Capitano. Buon lavoro, ragazzi. Buon lavoro. Capitano. Stavo pagando il suo sciroppo. Ah, scusa, perché non me l'ha pagato a me? Boh. No, no, lo pago io, non c'è problema. Vabbè, capita, qua c'è il tenente a campo sotto copertura, ma non so, ma è stato vidimato da lei? Altro argomento. Eh? Ho già cazziato chi dovevo cazziare, tenente, Rina. Tenente, che fa? Mi dice cazzate? No, 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 me l'ha detto il sergente Rina, agente, sergente. Che hanno messo appunto a Campora e l'altro si chiama Apicella, mi sembra. Sì, la cosa che fa ridere però è che siete già in quattro sotto copertura. Sono già capitano, due. Il problema è che non c'è nessuno. Due, e quali sono due? Il vice capitano. Allora, io non ci sto capendo più un cazzo, scusatemi. Ci sono più agenti sotto copertura che quelli che devono guardare la città. Infatti, da sotto copertura prima ho notato che in città, quindi piazza centrale, c'è un traffico elevato di trasgressori e nessuno la stava sorvegliando. Come mai? Perché se lei sta sotto copertura non può sorvegliarla perché siamo in pochi noi. Ma secondo me. Mi scusi. Mi scusi, tenente. Non capisco. Cioè, lei, io non la vedo sinceramente da quattro giorni. Arriva, si mette sotto copertura e mi cazzia dicendo che c'è un movimento in città e non lo metto sotto controllo. No, mi scusi. Il vice capitano ha ragione. È il vostro lavoro, quindi siamo già passati da un'altra parte. Signor capitano, io ho la responsabilità del corpo volanti. Quindi. Da quando? Il capitano Fara mi ha lasciato questo. Ho capito, allora guardi, da quando sono arrivato io qua le cose si fanno scritte. Orale non si fa più niente, voglio tutto scritto. Lei è sotto copertura, è scritto? Ma lei mi ha dato il consenso, capitano. Sì, però ho anche detto di scriverlo. Quando mai mi ha detto di scriverlo lei? L'ho detto a Rina. A Rina? Non a me. Vabbè, cioè, ma non state sotto copertura insieme, mi scusi, eh. Ma io non trovo più nessuno, questi mi hanno lasciato a me. Ok, perfetto, allora si rimette il vestito d'ordinanza. Sì, ha ragione il vice capitano, mi scusi. Ma che volete fare, simpatici, vice capitano e capitano? No. Scusi? A me serve la forza delle unità, mi serve. Apicella, mi scusi. Venga dentro con me, mi scusi, Qui bisogna mettere le cose in chiaro, Prego, mi può seguire in ufficio cortesemente? Vedete la svolta? La SWAT aspetta un attimo. Un attimo solo, cortesemente. Tenente Apicella può venire? Tenente Apicella, è un ordine. Dobbiamo parlare di cose importanti, non sono Apicella. Vada. Mi scusi, com'è che si chiama? A Campora. Capitano, non si ricorda neanche il nome del suo. Vabbè. Andiamo, venga con me. Vada col capitano. Allora, quale cose devono cambiare? Non tollero più l'insubordinazione, prima di tutto. A me non mi interessa se lei è tenente o generale, però le cose d'ora in avanti si fanno scritte, ok? Non è stato scritto ancora niente. Prima si scrivono e poi si agisce, ok? Capitano, io le consiglio di fare bene il suo lavoro. Allora, il primo warning, lei è un giorno senza stipendio, rimane da oggi. Ok? Iniziamo a mettere i puntini su lei. Le ripeto di fare bene il suo ha capito cosa le ho detto? In modo scarso senza professionalità. Allora, per me è fuori dalla polizia a partire da adesso. Se continua. Che sta lavorando in modo molto, molto approssimativo. Per me è fuori dalla polizia a partire da adesso. Signori SWAT, vice capitano? Non sa. È sceso un attimo giù. Ok. Allora il signore adesso mi dà il distintivo e la pistola immediatamente. Capitano deve imparare a lavorare. L'altro capitano. Allora, vice capitano. Sì. Allora, qui il tenente Apicella deve consegnare pistola e distintivo. Gliele insegno io le buone maniere. Capitano, non si metta contro di me, non le conviene. Scusi, sta minacciando per caso? Lei che cosa vuole? Pistola e distintivo adesso, in questo momento. Capitano. Gli ho detto che deve stare pistola e distintivo in questo momento. Voglio parlare con la SWAT, per favore. La SWAT non c'entra niente, pistola e distintivo. A campo ora pistola e distintivo. E si allontani dalla centrale. Voglio parlare col capitano Faro.
Se non ho il capitano Fara, io non mi allontano da qui. Capitano, questa è... Oh, yeah. Me lo può lasciare 5 minuti. Sto su Discord, eh. Mi senti? Chi è? Sono Tarra. Lei da questo momento è licenziato. Complimenti, signor capitano. Ok, si può allontanare cortesemente. Deve lasciare pistola e distintivo. Deve lasciare pistola e distintivo. E le insegno le buone maniere. Se le impari lei le buone maniere, signor capitano. Attualmente non lavoro più nella polizia, quindi abbi rispetto. Allora, signori cari, vi racconto una storia. Capitano, lei lo sa anche meglio di me. Io ho fatto il poliziotto forse anche prima di lei. Lei sta lavorando in modo molto approssimativo, se lo ricordi. Mi dispiace che questa città ha capitani come... Arrivederci, può andare. Mi lasci? Ha 3 secondi per lasciarmi, se no chiamerò la polizia. Perfetto, venite e mi aiuto. Cioè non si riesce neanche a muovere da solo. Arrivederci, è in bocca al lupo. Mi sta insultando? Venga. Allora, signori, la SWAT. Sotto chi tocca. Mi mette vergogna. Adesso che mi hanno tolto dal tenente, si sente così forte? Mi mette vergogna. Allora, SWAT. Sì, capitano, se vuole possiamo andare al suo ufficio. Se ha da fare non si preoccupa. No, no, già sistemato quello che devo sistemare. Non è il momento più adatto. Prego, prego, prego. Il momento è finito. Eccoci qua. Allora, guardi, saremo brevi e concisi perché abbiamo un piccolo problema tra pochi minuti. Non so se ha letto. Abbiamo un'azione tra pochi minuti. Sì. No, non ho letto, mi scusi, avevo un attimo da fare. Blackout. Sì. Blackout tra 10 minuti. Vabbè. Ok. Quindi, se vuole, se vogliamo fare tra un po', 7 minuti, oppure possiamo fare qui. Esatto. Esatto, magari conviene aspettare il blackout. Aspettiamo, via. Va bene. Qui siamo. Arrivederci, capito. Arrivederci, ci vediamo fra un po'. Capitano, io non sono affari miei, però ci pensi bene per quanto riguarda il tenente Acampora, io lo conosco da tanto tempo. Il tenente Acampora deve imparare le buone maniere. Non l'ho mai visto così, le dico la sincera verità. Adesso l'ha visto con i suoi occhi, no? Assolutamente sì. Ecco, allora, quando imparerà le buone maniere, vedremo cosa possiamo fare. Va bene, comandi capitano, arrivederci. Arrivederci. Viena, che mi combini. Oh, Terra. Oh, che mi combini. Ah, niente, rispetto prima di tutto. Poi dopo viene il resto. Certo, comunque, allora, Porsche in ricerca, segnalo da qualche parte, segnalo te almeno, che non so come segnarlo. Porsche Panamera nera con targa bianca, sotto ricerca dal governo per un atto molto grave. Lo segni nel dovuto... come si dice, nella dovuta posizione. Ok, intende il registro. Indagini. Esattamente. Ok, va bene. E niente, a posto. Siamo così, lascio stare, arrivederci capitano. A dopo. Allora, eccoci qua. Capitano, adesso abbiamo un problema. Dica, qual è il problemino? Che problemino abbiamo? Ci manca un tenente adesso. Lo faremo, non è un problema. Io avrei un nome. Va bene, adesso non corriamo con i nomi, cerchiamo di prendere un problema alla volta.
Bene, questo era il problema dell'organigramma, per il resto. Ah, sì, 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 adesso vediamo. Ma i signori della cosa volevano? Mi dovevano parlare, soltanto che mi hanno detto che c'è... staccheranno la luce, ecco, diciamo così tra un po'. Ah sì, allora è meglio levarsi dal cazzo. Direi proprio. Sì, ecco.